Siamo alla redazione del Fatto Quotidiano. Le 11, non è arrivato ancora nessuno dei colleghi, ma è arrivato Caparezza a trovarci. Ciao Sì. Michele. Ciao, sono in cerca di lavoro. Se avete bisogno di qualcuno in redazione, Abbiamo un po' di io ci posti sono. liberi. Ok, a posto. Come molti di voi sanno, è uscito il 1 marzo l'ultimo disco di Caparezza, che si chiama Il Sogno Eretico, un disco di cui abbiamo parlato sul sito, sul giornale, e che oggi volevamo farci un po' raccontare da lui. Naturalmente partendo dal titolo, che già Il Sogno Eretico mette insieme appunto il sogno e l'eresia. Laddove il sogno sta anche per desiderio, insomma, la voglia di ridare parola agli eretici, cioè a tutte quelle persone che in qualche modo avevano anteposto l'intelletto alla fede. Anche se io non sono molto affascinato dagli eretici che avevano come unico scopo nella vita quello di riformare la propria corrente religiosa, a me stanno più simpatici gli eretici, quelli appunto intellettuali come Giordano Bruno, che in qualche modo non amava i dogmi, si chiedeva il perché delle cose, giustamente, anche perché avendo vissuto ovunque, avendo visto varie zone, si era formato proprio anche razionalmente ed era il più pericoloso. Per questo è stato bruciato Infatti, con la lingua nella morsa, perché era un adesso affabulatore, spiegavo questa cosa, cioè Giordano Bruno quando viene messo a rogo nel Campo dei Fiori anche. una morsa che gli stringe la lingua, che è quella che metaforicamente oggi è un attrezzo che metaforicamente tocca a tutte le persone che in qualche modo cercano di attenersi ai fatti. Un po' a tutti gli eretici, Un po' a diciamo. tutti gli eretici, laddove non può arrivare l'arsura dell'esecuzione pubblica, arriva il taglio della lingua. Senti, rimanendo sul disco dal punto di vista musicale, ci sono vari stili, varie tracce che hai messo in questo disco, vari anche approcci musicali, no? E ci sono anche due featuring abbastanza particolari, uno con Tom Edley e uno con Albo Royce, no? È Sì. come dire, un matrimonio, un minestrone ben riuscito. Beh sì, che poi d'altronde dopo i matrimoni i minestroni vanno alla Esatto, volevo dire minestrone grande. comunque. No, è abbastanza singolare il mio modo di vedere la musica, che poi è strano, in realtà dovrebbe essere questo, cioè collaborazione. Rispetto ad altri campi della vita, dignitosi come lo sport, non ci dovrebbe essere agonismo, non ci dovrebbe essere la voglia di creare le solite fazioni, ci dovrebbe essere collaborazione. Ecco perché io poi ritengo che collaborare anche con persone che magari normalmente non rientrerebbero nel mio campo creativo, in realtà può essere fruttifero proprio dal punto di vista creativo. Tom Edley perché? Tony Adley perché praticamente, essendo un'icona degli anni 80 ed essendo il pezzo anni 80, perché doveva parlare della malinconia che provano gli emigrati italiani, perché si parla sempre di immigrati, del barcone dei 200 disperati, ma Dici da qua delle se ne vanno migliaia tutti, no? che vanno via. L'Italia è malinconia e È da qua ovvio se che non se ne ne vanno andrà tutti. tutta l'Italia, però una buona percentuale, io almeno all'estero l'ho incontrata, poi ho letto anche qualche dato. Insomma, praticamente parlando con questi ragazzi, la sensazione che veniva fuori è una sensazione anche di malinconia, perché non tutti partono col sorriso sulle labbra perché vogliono vedere il mondo. Che è sacrosanto, ci mancherebbe. Ci sono anche quelli che non vorrebbero lasciare gli affetti, il paese, gli amori, la loro vita, no? Però lo fanno perché sono costretti, e questa sensazione di malinconia era in qualche modo suscitata, mi era suscitata dai pezzi degli anni Ottanta, che sono stati un decennio anche malinconico. Pensiamo all'eroina che aveva preso Certo. piede, a un certo disagio giovanile, insomma, in qualche modo secondo me c'era molta malinconia in quei pezzi lì. Ha chiuso il Senti, cerchio Tony Adley. e invece altro featuring con Albo Royce che è un emigrato in qualche modo di lusso. Ricordiamo che questo cantante siciliano, se non sbaglio, è o Adesso le calabrese. sue Vabbè, origini comunque un è del cantante. sud di origini, però. Esatto, che si è trasferito in Giamaica e grande capacità anche, no, di cantare il ragga, il reggae, è diventato un rispettatissimo cantante anche là ed è in qualche maniera idealmente tornato in Italia per fare con te questo pezzo che è Legalize the Premium. Idealmente perché è stato fatto a distanza, non potendo andare io in Ah, Giamaica, la Giamaica ok. era un casino incontrarci idealmente, però ci siamo sentiti molto. Lui è bravo,
Partiamo da questo presupposto, perché a volte poi sembra che anche se non sei capace vai fuori e lo diventi. No, lui era bravo a prescindere, era bravo anche in Italia, soltanto che in Italia non si era così attenti ad Alberto. Quando è andato in Giamaica ha incominciato una storia nuova e adesso è un artista estremamente apprezzato e rispettato ovunque. E tu, diciamo, gli hai offerto questa collaborazione, sì, pensando a questo pezzo che volevate fare? Legalize the Premier. Esatto. In realtà gliel'ho fatto ascoltare, lui, nonostante avesse chiuso i featuring, poi ha accettato di arricchire, impreziosire questa canzone, che parla appunto della legalizzazione del Premier, cioè, che parla, e secondo me, almeno nella mia testa, quando l'ho scritta, non si fossilizzava su questo Premier, cioè partiva da questo nuovo modo di fare politica, cioè dalla possibilità di intendere in qualche modo il posto di un vertice all'interno di un Parlamento per poter in qualche modo sistemarsi, aggiustarsi e fare qualcosa per sé usando la legge italiana, e questo atteggiamento da 15 anni a questa parte ha fatto crescere delle nuove generazioni di politici che ora sanno che si può fare anche questo, spesso alla luce del sole, e quindi l'esempio che porto sempre è che una volta che ha asfaltato una strada ci passano tutte le macchine. E Legalize the Premier è sul confine legalizzazione ma anche legalità, che è un tema molto presente in tutto l'album, questo anche del rispetto, dell'uguaglianza, no? Beh, sì, diciamo che nel mio album non rientrano, ma lo dico senza... Cioè, io non ho niente contro le canzoni di Sentime, anzi, a me piacciono anche molto di quelle canzoni che io scrivo principalmente, sono alimentato da una sorta di rabbia di fondo che in qualche modo cerco di mitigare attraverso l'ironia. Non sempre ci riesco, in questo album c'è un pezzo dove praticamente non ci sono riuscito, Non siete stato voi, però quando posso cerco di usare l'ironia. In questo pezzo io parlo appunto dei castaman, dei rastaman, ma parlo di questa categoria di gente che in qualche modo usa la legge per sistemarsi, per farsi i fatti loro. È ovvio che nel momento in cui si parla di questi argomenti, che possono anche essere all'ordine del giorno, e guai se non lo fossero, perché significa, cioè, il problema è che parlarne sempre poi fa diventare questi argomenti quasi retorica. Certo. Però questo è un pericolo che bisogna scongiurare, lo si scongiura con la creatività. È ancora più un eretico. Ancora più, esatto. Però mi sembra meglio, che almeno per quanto mi riguarda, che far finta di niente, perché il disinteresse è una delle cause, può essere una delle cause di un declino di un paese. Diciamo come temi portanti, no? Dell'album, questo sicuramente, appunto, della legalità e dell'uguaglianza, anche che è un po' in senso legislativo, no? Davanti alla legge, eccetera. La legge uguale per tutti, certo, il famoso monito dovrebbe essere scritto, sì, no? Nei tribunali. Ci sono anche delle riflessioni sulla musica, su internet, dicevamo, e anche in qualche modo sulla mala politica e sull'informazione, che poi forse sono due facce della stessa medaglia in qualche modo. Beh, sì, non lo so, io non so più se faccio musica o politica, perché spesso mi accusano di usare troppi temi di stampo politico. Il problema è che tutto è politica e bisogna interessarsi a questo. È anche vero che la gente tende in qualche modo, quando hai toccato un tema come la politica, come gli argomenti che stanno venendo fuori, sto sviscerando il disco, spesso cerca qualcuno di delegittimare quello che fai accusandoti di essere al soldo di qualche partito, per esempio. E non è il mio caso, perché non sono un tesserato, e trovo più che altro asilo politico in certe zone della... Però non dire delle cose perché le pensi, ma dire delle cose perché portare... qualcuno ti ha spiegato. È la stessa arma che usano per delegittimare le manifestazioni di piazza, è la stessa cosa. C'è quello che dice che non serve a niente, c'è quello che dice che però sì, può essere anche vero che non serve a niente, ma questo è grave. Che sono appunto finanziate dai partiti, comunque strumentalizzate dai partiti, che in realtà non è vero, sono solo dei facinorosi perché 3-4 hanno spaccato una vetrina. Insomma, questa delegittimazione può portare anche
a pensare che io in qualche modo sia il soldo di qualcuno, ma siccome non sono il soldo di niente, sono di me stesso, continuerò ad affrontare questi argomenti. Senti, parte il tuo tour a breve, ci dici un po' le date, i ragazzi come si possono preparare? Ma chi ha visto i miei concerti sa già che è un delirio. Parte dal 16 di marzo. Per tutte le persone che non sono riuscite ad avere i biglietti di Roma e Milano, che sono soldato da un po' di tempo, sono state rimesse già delle date. Insomma, io credo di poter fare anche questa volta un giro di un annetto e mezzo, quindi in qualche modo chi si è perso un concerto può venire a quello successivo. È lì che c'è il lavoro dell'artista, perché sai, io vengo da Molfetta dove ancora devi dimostrare di saper sudare. Per dire che lavori, quindi le cose sono due: o spacchi un condizionatore e sudi, oppure fai concerti. Senti, Michele, un'ultima domanda. Ormai sei in giro da un po' di tempo, hai molto seguito. Una cosa mi incuriosiva, visto che nei tuoi concerti anche sono molto partecipati, poi quello è il momento in cui un artista, un cantante, no, si trova a contatto con chi lo segue, con i fan. Che Italia vedi attraverso la gente che viene a vedere i concerti? Che ti sembra? Ma io proprio ogni volta che parlo con i ragazzi, proprio ieri ho avuto un altro incontro, che poi sembra di box, no? Un incontro costruttivo, dove ancora qualcuno cerca in me una specie di leader o di non che, nei concerti sembro più la valvola di sfogo, però un punto di riferimento. Io invece quello che vorrei è proprio che si arrivasse a cancellare la figura del leader, a essere ognuno una testa pensante. Io non vedo più la massa, non la voglio più vedere, voglio vedere tante persone unite magari da degli obiettivi, però teste pensanti. Vorrei che il livello di criticità di una persona, di senso critico di una persona fosse molto alto, esattamente come succedeva con gli eretici. Se a Giordano Bruno hanno proposto di continuare a vivere fino a pochi minuti prima della sua esecuzione, abiurando, e lui ha detto no perché era una persona che aveva un senso critico alto e ragionava con la sua testa. Okay. Oggi Giordano Bruno sarebbe venuto a un tuo concerto, diciamo così. Va bene, grazie a Caparezza. Facciamo rivedere il disco Il Sogno Eretico e poi ti veniamo a sentire anche noi, ecco, il concerto. Va bene, allora ci vediamo. Okay, ciao, grazie. Ciao. Grazie a tutti.